Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Eccoci trovati in un nuovo appuntamento riguardante il mix in cuffia. Come abbiamo visto nei precedenti video, ho cercato di affrontare questo problema in maniera accurata. Sono felice che vi siano piaciuti i video e continuiamo la rassegna, quindi il test e le prove di altri software che servono o che sono stati creati per migliorare l'ascolto in cuffia e, nel nostro caso specifico, il mix e il mastering in cuffia. Nel marasma, o per meglio dire nella corsa verso l'uso delle cuffie come strumento per il mix e il mastering, tantissime software house si sono gettate a capofitto nella realizzazione di sistemi di correzione, come abbiamo visto Sonarworks, o nella creazione di studi virtuali nei quali immergersi per poter pensare di trovarci altrove in un ambiente trattato e tarato, come ad esempio il sistema di Slate, di Waves, eccetera, eccetera. Altre software house invece hanno pensato di risolvere il problema del mix in cuffia gestendo il crossfeed del Ghost Center, come Can Opener di Good Ears o, come vedremo ora, di Sonic con il loro Real Phones. Sia Can Opener sia Real Phones quindi non fanno riferimento ad ambienti specifici e già campionati, ma mettono noi stessi in condizione di autogestire l'ambiente ed il sistema di ascolto. È ovviamente un processo più complesso del semplice aprire un preset ed utilizzarlo, ma come vedremo porta a risultati più mirati e professionali. Vediamo quindi il primo problema da affrontare, ossia la calibrazione della cuffia. Come abbiamo visto nei precedenti video, le cuffie stesse possiedono dei difetti strutturali: ampiezza del pad, distanza tra driver e orecchio, inclinazione del driver, gestione della pressione sul timpano, eccetera eccetera. Ma uno su tutti, la calibrazione, in grado di darci una risposta in frequenza più lineare possibile, meno hi-fi per intenderci. In questo Sonarworks Reference offre da anni soluzioni testate e ben funzionanti, e normalmente è quello che utilizzo per la calibrazione di tutte le mie cuffie, da quelle più economiche come le DT990 Pro della Sennheiser, passando per le Adam SP5, fino ad arrivare alle mie nuove adorate Audiz LCDX. Tutte necessitano di una calibrazione personale precisa per cercare di stressare l'orecchio il meno possibile nelle ore di lavoro. Il secondo problema che dovremo risolvere, già affrontato nel video dell'SPL Phonitor, ovvero il crossfeed o crosstalk di alcune frequenze che, spostandosi nell'orecchio opposto, ci danno la sensazione di un centro tra le casse del monitor, o per meglio dire una sorgente fantasma del centro, il Ghost Center appunto. Vi rimando a quel video per i dettagli. Questa volta usiamo un software per ovviare a queste esigenze. Nella maggior parte dei casi Can Opener riesce a creare la sensazione centro molto molto bene, ma non l'ambiente in cui questo fenomeno si riproduce. Ed ecco che mi diventa necessario avere a disposizione una simulazione di comportamento dei monitor in un ambiente specifico. In questo Real Phones offre, come vedremo, una soluzione non semplice ma efficace. D-Sonic lo vende come la soluzione software allo stato dell'arte, ampliando di parecchio i parametri di controllo a disposizione del fonico. Come per altri software, offre un sistema di calibrazione interno in stile Sonarworks, che troviamo qui in alto, da cui poter scegliere i modelli di cuffie preimpostate, quindi dovremo noi stessi creare la nostra lista di cuffie direttamente dall'account di D-Sonic, quindi non all'interno del software. In questa sezione troviamo addirittura un recalibrate del reference di Sonarworks qualora non fossero presenti i preset delle cuffie che noi possediamo. Nel caso specifico potremmo avere delle cuffie che sono calibrate soltanto in Sonarworks, come ad esempio le mie Adam SP5, che non sono presenti qui nei loro preset. In quel caso caricherò il preset di Adam SP5 in Sonarworks e poi farò una ricalibrazione dell'uscita di Sonarworks all'interno del mio Real Phones.
È compatibile, come vediamo, nelle versioni VST Audio Unit e AX, oltre ad avere una sua app standalone sempre in stile reference di Sonarworks, il System Wide per intenderci. Offre in più un controllo Head Related Transfer Function o HRTF, che vediamo qui sotto, per correggere i parametri di distanziamento delle sorgenti, un controllo approfondito del low end e ovviamente una flessibilità nei controlli molto molto utile. Ho provato a caricare i preset che sono presenti qui nella Factory Preset, ma non mi sono trovato a mio agio. Questo perché sono innanzitutto abituato al sound del mio studio. Non è semplice infatti per un fonico abituarsi a lavorare anche in altri studi. Non è detto infatti che tutti i fonici riescano a lavorare in tutti gli studi di registrazione per il mix e poi soprattutto anche per il mastering. Ci vogliono anni per raffinare l'ambiente, per imparare ad utilizzarlo, per scegliere i monitor e tanti altri parametri che ovviamente cambiano da studio a studio, per cui come mio solito non utilizzerò nessun preset. Partiamo dalla calibrazione delle cuffie e analizziamo quindi l'interfaccia. In questo momento ho spento tutti i parametri, come vediamo sono tutti spenti. Per accenderli possiamo poi scegliere di accendere solo le sezioni che ci possono interessare. In questo momento ho spento tutte le sezioni singolarmente, quindi quello che esce nelle cuffie è esattamente quello che si trova all'interno della DAW. Ho fatto già dei test A-B, quindi se vado in play e faccio A e B, ovviamente non ascolterò differenze. Il mio consiglio è quello di, in questo caso, sto utilizzando le Audis LCDX, ma ovviamente è quello di vedere il video in cuffia, cercando ovviamente di non aspettarci tantissima differenza a causa della compressione di YouTube, anche mettendo il video in HD, ma di indossare le nostre cuffie. In questo momento sto cercando di lavorare più lineare possibile, quindi ho fatto la correzione delle Audis attraverso Sonarworks, eccolo qui, Audis LCDX, quindi il suono esce abbastanza flat. E dopo ho riaperto il Sonarworks Reference Recalibrate, che adesso andremo ad accendere per vedere che cosa fa sulla correzione di Sonarworks. Nel caso specifico ho trovato utile questa funzione perché rende le mie cuffie, e quindi l'ascolto nelle mie cuffie, molto più simile all'ascolto che ho nei miei monitor Genelec 8350 APM. Per cui sì, la cuffia diventa lineare, ma avevo necessità di aprirla leggermente sulle alte, quindi o ricalibrare a mano il suono che esce da Sonarworks o utilizzare appunto il recalibrate di Realphones. In questo caso, utilizzando la correzione, riesco, come vediamo dallo schema, a riaprire parte delle frequenze alte che viene corretta e renderle molto più simili al timbro delle Genelec che utilizzo in studio. Questo già ci fa capire quanto diventa utile Realphones per ricreare l'ambiente del nostro studio, quindi non soltanto quello di immergerci nello studio di qualcun altro o immergerci in uno studio ipotetico ricreato in questo caso dai preset, ma quello che io ho trovato veramente utile è poter ricreare il mio personale ambiente, quindi il mio studio, quindi il suono del mio studio nelle cuffie. Quindi la prima cosa che faccio è mandare in play uno dei brani che ho missato nello studio e, togliendo e rimettendo le cuffie, cercare di calibrare la cuffia per raggiungere la risposta più simile possibile a quello delle casse monitor che sto emulando. Poi le potrò salvare come preset Genelec JGR Studios, ad esempio, o rifare lo stesso tipo di ricalibrazione per l'ascolto dalle ADAM, sempre calibrate con Sonarworks, o addirittura casse custom come ad esempio le Rush Audio ricalibrate con Sonarworks. Quindi facciamo attenzione a quello che vediamo qui nella foto, perché secondo me è fuorviante, ossia ci mostra graficamente delle casse che non corrispondono a quello che noi ci aspetteremmo di ascoltare. Quindi se noi lavorassimo attraverso l'uso di preset e guardassimo alle casse, immagineremo ad esempio di ascoltare attraverso le NS10. Vi assicuro che non è quel tipo di suono, né tantomeno le Genelec che vediamo qui al lato, né tantomeno le Wall che vediamo qui
sempre rappresentate, per cui questi sono parametri da tenere in considerazione come riferimenti, quindi un midfield molto ravvicinato o un midfield più aperto e le wall, che sono appunto il sound della stanza più aperto possibile. Quindi non pensiamo di utilizzare real phones, immaginandoci quindi questo tipo di cassa che stia suonando in questo ambiente. Nel caso specifico parlano del Moscow Film Studio, ma settando appunto le casse e i preset, quello che ascolto in cuffia non mi ricorda assolutamente questo genere di casse. Per cui prendiamolo soltanto come riferimento per la selezione della distanza dei monitor e poi ricalibriamo tutti i monitor attraverso le funzioni secondarie che troviamo qui nel plugin. Ecco perché vi dicevo all'inizio che è complesso nell'utilizzo, ma ci porta risultati molto convincenti. Dopo la correzione possiamo pensare di accendere il presence e il pressure. Il controllo di presence fa riferimento a un controllo più accurato della risonanza, della correzione in questo caso, e pressure fa proprio riferimento alla simulazione della pressione che noi avremmo sul timpano e di cui parlavo nel primo video sulle cuffie. Quindi anche questo è un controllo molto interessante che ci permette di aumentare o alleviare la sensazione di pressione sul timpano. Quindi già con questi tre parametri possiamo lavorare accuratamente su uno dei problemi strutturali della cuffia di cui appunto parlavamo. Qui sotto troviamo appunto la selezione dei monitor a cui facciamo riferimento, possiamo anche cliccarci sopra per raggiungere un aspetto più simile. Per il mio studio ho trovato utile selezionare questo parametro e potrò ora, accendendolo, scegliere di aumentare o meno l'ambienza di queste casse nello spazio in cui si trovano. Abbiamo anche questo affrontato nel primo video, parlando appunto di risonanza della cassa nell'ambiente. Questo è anche un po' quello che si cerca quando si sta in studio. Il mio ambiente ovviamente è più piccolo di quello che noi troviamo qui nella foto, quindi cercherò appunto di regolarmi l'influenza dell'ambiente sul monitoring, quindi sullo speaker. In questo caso, come vediamo, aumentando l'ambiente aumentano ovviamente i bassi e quindi ci allontaniamo dai monitor e diminuiscono le alte. È molto indicativo come rappresentazione di ciò che accade quando noi ci allontaniamo dai monitor, quindi in una stanza più grande. Nel mio caso il mio studio casalingo è di circa 15 metri quadri, quindi cercherò comunque di avere un ambiente non troppo risonante, quindi anche io non mi pongo troppo distante dalle casse. Subito al lato troviamo la distribuzione sul triangolo equilatero delle casse. Come vediamo possiamo ampliarle o stringerle in base a come noi ci troviamo nel nostro ambiente. Anche qui il grafico rappresenta molto bene che cosa accade quando noi allarghiamo o stringiamo il fuoco delle casse. Come vediamo, più stringiamo più la parte verso i 3000 Hz viene ammorbidita, un po' quello che accade di default nelle Audis o nelle cuffie high-end, quindi questa sensazione è molto presente in quel tipo di ascolti in cuffia, mentre poi invece quando ci troviamo in studio, dove le casse spesso si trovano appunto in una situazione ottimale di triangolo equilatero, le frequenze più o meno vengono rispettate, fino ad allargarci enormemente in una sensazione di cuffie, appunto, dove vediamo la scomparsa dei medio bassi, quindi la scomparsa in realtà del Ghost Center, quindi la parte che sta sparendo sotto il kilohertz è quella che ci dà poi la sensazione del Ghost Center. Nel mio studio mi trovo in questa posizione, quindi non troppo esagerata, e qui posso scegliere nell'HRTF una migliore percezione del mid, quindi del Ghost Center che noi abbiamo appena messo in evidenza. È il timbro naturale dello spazio appunto che ci fa percepire il mid e le frequenze più alte. Possiamo non utilizzarlo oppure aumentarne la percezione. Questo mi ha aiutato tantissimo nella percezione appunto della risposta delle casse nella posizione in cui mi trovo in studio. Nella sezione sottostante troviamo l'introduzione di un subwoofer del nostro ambiente. Nel mio non è presente, quindi lo tengo spento. Oppure se sento che ancora le mie casse non sono nell'esatta riproduzione, soprattutto della parte low end, simile a quella che ho in studio, posso accenderlo e scegliere di aggiungere
quella sensazione che ancora non percepisco bene in cuffia. È chiaro che utilizzando questo sistema è necessario, diventa necessario avere delle cuffie molto molto performanti, anche perché la maggior parte delle cuffie sotto i 500-600 euro questa zona la riproducono in maniera estremamente errata ed è quindi molto difficile distinguere cosa accade qui sotto in maniera accurata. Quindi attenzione ad utilizzare questo parametro perché potrebbe danneggiare più che risolvere i problemi del mix. In questa sezione posso scegliere di utilizzare un subwoofer boost nel sistema classico, hi-fi, lo-fi, Japanese 7 pollici classico, eccetera eccetera. Abbiamo qui dei riferimenti abbastanza espliciti sul tipo di subwoofer da adottare. Possiamo scegliere la sezione room speakers di full set e creare un cut lineare come vediamo sui bassi. Questo ovviamente inficia e danneggia ancora di più l'ascolto, quindi sono tutti parametri molto molto particolari per poter imparare ad utilizzarli al meglio. Come vediamo è tutto un grosso sistema di tuning per poter ricreare un certo tipo di ambiente. Sotto troviamo density e warmth. Density serve per regolare, accendiamolo, serve per regolare la sensazione della vibrazione, quindi la simulazione della vibrazione delle frequenze basse che percepiamo con il corpo. Molto interessante come parametro, come vediamo ci permette di aumentare la percezione delle basse ed è riferito sempre al subwoofer boost, quindi in questo caso posso scegliere di percepire le basse come se stessi fisicamente nello studio, quindi non soltanto un'equalizzazione pura sul low end. Anche in questo caso è necessario, come vi dicevo, possedere delle cuffie super performanti e fare un AB continuo con i monitor in studio per arrivare al punto esatto di percezione di questa zona. Warmth invece dà la sensazione, crea una sensazione di colore della stanza, quindi potremmo avere una stanza completamente flat oppure appunto che rifletta le caratteristiche della nostra, magari ammorbidendo il suono sugli estremi di banda. Nella sezione Tone Controls possiamo proprio accedere ad una calibrazione in stile equalizzatore delle varie frequenze, quindi accendendola possiamo aumentare o limitare le bande alte, sempre tenendo in considerazione la calibrazione che noi abbiamo precedentemente fatto, il controllo sui medi e il controllo ovviamente sui bassi, una sorta di tilt, come il tilt che si trova all'interno di Sonarworks Reference. Abbiamo poi inoltre un'altra sezione riferita a mid, side, left e right come ascolti, quindi molto utile per poter selezionare soltanto il side e vedere cosa accade. Lo stesso possiamo fare ovviamente in studio, quindi selezionare il side nello studio, ascoltarlo e ascoltare poi il side nelle cuffie per vedere se rispecchia lo stesso comportamento, idem per il mid. Ovviamente poi possiamo mettere in controfase i canali, rendere tutto mono e quindi ascoltare in mono e confrontare anche il mono, quindi la risposta mono della stanza con quella in cuffia, o invertire i segnali left e right. Tagliare completamente, quindi creare dei high pass low pass filter sul segnale stereo ed infine controllare il volume di uscita, perché ovviamente enfatizzando alcune frequenze non avremo più lo stesso volume percepito in uscita, quindi il limiter in questo caso ci aiuta. Ascoltando la traccia vedremo come poi anche questa freccetta qui ci dice come ristabilire il volume di uscita. Ecco perché esiste anche in Sonarworks, perché ovviamente aumentando alcune frequenze non avremo più lo stesso volume in ingresso del nostro mix originale o del nostro master originale. Indossiamo le cuffie e vediamo cosa accade al suono, anche se ovviamente non avrete lo stesso risultato che ho io in questo momento in cuffia, però per capire che cosa accade, come agiscono i controlli su quello che ho elencato. È consigliabile ovviamente far riferimento al manuale, il manuale è lo strumento migliore in assoluto per capire come è stato pensato un plugin, come è stato progettato e per quale scopo. E quindi non soffermarci, come vi dicevo all'inizio, soltanto aprendo i preset e vedendo che cosa accade. In ultimo possiamo avere a disposizione la visualizzazione di ciò che accade nella stanza o nella simulazione dello speaker o nella simulazione della correzione in cuffia, soltanto per un aspetto visivo, non tanto per un risultato sonico. Andiamo a sentire che cosa accade. Spegniamo tutti i parametri,
Partiamo quindi da zero utilizzando soltanto ed esclusivamente la calibrazione delle cuffie. Meno pressione, come se lavorassimo su delle cuffie più aperte. Più pressione. Scegliamo il nostro ambiente. Sentiamo sul side cosa accade. Sentiamo le casse completamente aperte. Mettiamo la batteria. Sentiamo come il Ghost Center viene danneggiato. Subwoofer. Cuffia pura. Sentiamo un altro brano, sempre elettronico. Facciamo caso alla percezione del rullante in questo caso. Andiamo avanti. Rullante basso, quindi quello che si trova al centro. Come vediamo è molto sensibile, quindi facciamo sempre attenzione a calibrare l'ascolto. Senza ambiente, con ambiente.
pezzo. Senza ambiente. Come vediamo, torna molto utile per poter ricreare un ambiente specifico, quindi se noi ci troviamo nel nostro studio e vogliamo ricreare quel tipo di timbro e di suono, Real Phones è sicuramente la scelta migliore in assoluto per questo scopo. Possiamo poi salvare il nostro preset e ricaricarlo sul nostro computer portatile nel momento in cui ci troviamo fuori e vogliamo riavere il suono, il timbro e l'aspetto tridimensionale del nostro studio in cuffia. L'utilizzo di questi software, come spesso accade, va sempre di pari passo con la qualità delle cuffie che noi utilizziamo per l'ascolto. Utilizzare una cuffia entry level o comunque non professionale, quindi stiamo parlando di cuffie al di sotto di una fascia di mercato, come ad esempio appunto le DT990, le Sony 7506, le HG102, tutta quella serie di le Grado SR, tutta quella serie di cuffie che non performano professionalmente già di default, è come entrare a Abbey Road o in uno studio della Capitol con un fortissimo raffreddore, orecchie otturate, e quindi anche l'ascolto in quell'ambiente è falsato proprio dal problema al nostro sistema uditivo. Quindi è sempre bene considerare l'acquisto di cuffie professionali da affiancare a questo tipo di ascolto e di software. Il demo di Real Phones è scaricabile dal sito di D-Sonic, vi invito a scaricarlo, provarlo e pensarlo, quindi pensare di utilizzarlo come vi ho mostrato, per non incappare nel solito preset switching che limita tantissimo l'utilizzo di questo software. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!